È spaventoso, sta saltando l'intera isola. Ah, e com'è possibile? Quella non è mai stata considerata zona vulcanica. Professore, ci deve essere sotto qualcosa di misterioso. Forse hai ragione. In ogni modo ne seguiremo attentamente gli sviluppi. Ora rendiamo omaggio a quelle povere vittime innocenti. La distruzione è completa. Nessuno può essersi salvato. L'isola intera è saltata in aria. Non si era mai visto niente di simile. Professore, se non è stato un cataclisma naturale, bisogna vendicare quei poveretti. Prima di poter fare qualsiasi cosa, abbiamo bisogno di notizie più dettagliate. Possiamo andare noi sul posto a indagare. Penso che sia la soluzione migliore. Nessuno può darci quel genere di notizie e di indizi di cui abbiamo bisogno per il nostro lavoro. Noi siamo pronti. Allora andate e buona fortuna. Agli ordini. Usledon ho creato un mostro in grado di provocare tifoni, eruzioni vulcaniche e tremendi maremoti. Il radar segnala una forma sconosciuta. La segnalano anche i miei strumenti. Qualcosa di molto grande che si muove. Potrebbe essere quello che cerchiamo. Perché tu sai quello che stiamo cercando? Qualunque cosa possa sembrare anormale. E come possiamo cercarlo in mezzo a questo tifone? Possiamo appena mantenere la rotta? Finché riusciremo a volare, continueremo a cercarlo. Questi sono gli ordini. Curata! Curata! Kazuo sta male! Dice di avere dei tremendi dolori! Da quanto tempo è cominciato? Posso resistere? Che dolore! Kazuo, sta calmo. Dimmi, dov'è che ti fa male? Ai! È la pancia! Potrebbe essere un'appendicite. Dobbiamo portarlo subito all'ospedale. Ah, con questo tifone è impossibile. Zen, ci stiamo avvicinando al centro del tifone. Lo so! Il bambino dell'isola di Nikura è gravemente malato. Dovete andare a prenderlo e portarlo in ospedale. Zen, cosa facciamo? Prima dobbiamo raggiungere quella forma sconosciuta. No, un bambino è in pericolo di vita. La cosa più importante adesso è salvarlo. Zen! Scoprire il corpo segnalato dal radar può permetterci di risolvere questo caso. E fai, un bambino sta morendo. Solo questo conta. Molto difficile atterrare in mezzo a questo tifone, è molto rischioso. Lo so, ma dobbiamo tentare. Siete pronti alla manovra? Pronti. Bene, scendiamo. Qualche attimo ho pensato che non ce l'avremmo fatta. Invece anche questa volta è andata bene. Zen, dobbiamo fare in fretta. Il tifone aumenta. Ippai, Barra, andate a prendere il bambino e lasciate l'isola prima che il tifone si scateni in tutta la sua violenza. Presto! Andiamo! Noi non possiamo lasciare la stazione. Accompagnerai tu, Kazuo. Non preoccuparti, caro. Vedrai, andrà tutto bene. Fammi avere notizie. Oh, mammina, mi fa male. Dobbiamo affrettarci. Voi mettetevi al sicuro nella stazione. È pericoloso star fuori. Abbiate cura del mio bambino. Barra, Ippai, state attenti al decollo. Certo. Ci metteremo in contatto appena arrivati. Pronti al decollo? Aizen 2, decolla!
Ehi, cos'è quell'affare? Sembra l'uccellaccio delle favole. Non scherzare, è proprio nel mezzo del tifone. Guarda, è il corpo che il radar segnalava. Un altro mostro. Ipai, ecco il tuo mistero risolto. Vedi che non sbagliavo, deve essere stato lui a provocare il tifone. Mamma, mi fa tanto male. Coraggio. Maledizione. Non riusciamo a sollevarci con questo vento. Possiamo muoverci! Cercheremo di attirare il mostro lontano da voi. Appena la tempesta si calma, decollate. Andiamo, Ai. Pronti! Cominciamo con i missili perforanti. Fuoco! Missili fuori! Ryzen 2, decollate! Poco Kazuo sarà in ospedale, signora. Resisti, tesoro. Non cedere, Kazuo. Coraggio. Non si vede più nulla. Zen! La violenza del tifone non permette di avvicinarsi. Non possiamo continuare così. Dobbiamo raggiungere il centro. Proviamo adesso, Zen. Va bene. Muoviti! Hai coraggio, alzati! Il mostro! Hai, uniamoci! Hai! Zen, contatto! Sta arrivando il mostro! Un momento. Qui Neikura, il mostro minaccia la stazione. Gli Eisenborg lo stanno affrontando. Ci allontaniamo per metterci in salvo. Passo e chiudo. Andiamo presto. A
Ai, tentiamo un altro attacco. Puntiamo direttamente al centro del turbine e uccidiamo il mostro. Va bene. Si sono messi in trappola da soli. Questa è la fine degli Heisenberg. Zen, non ci rimane molto tempo. Dobbiamo farcela. Usledon, è il momento di attaccare Tokyo approfittando dell'assenza degli Heisenberg. Rafforzate le difese e preparatevi al lancio della bomba Alfa, andate! Professore, un mostro si sta avvicinando all'ospedale e distrugge tutto sulla sua strada. È pericoloso restare qui. Non possiamo interrompere l'operazione. Continuiamo. Vi ringrazio sinceramente. Fate l'impossibile per salvarlo. Continua la tua opera! Distruggi tutto! Distruggerà completamente la città, non ci rimane che usare la bomba alfa. No, signore, sarebbe uno sbaglio. L'energia della bomba sarebbe assorbita dal mostro rendendolo più forte. Non potremmo più distruggerlo. E cosa dovremmo fare? Lasciargli distruggere la città? Se solo riuscissi a comunicare con Lysen. Zen, non ne posso più. Sto per cedere. Resisti, Ai. L'energia si sta esaurendo. Non resta che trasformarci in Super Aizen e combattere fino alla fine, d'accordo? Fai presto, Zen! Super Aizen! Ai! Zen! Super Aizen! Thank you.
Super Aizen sta per essere sopraffatto. Prepararsi subito a sganciare la bomba alfa. Le chiedo ancora una volta di non farlo, signore. Sarebbe un suicidio. Non voglio più discutere. Sganciare la bomba, presto! Super Aizen! Ai, resisti! Super Aizen sta morendo! Lame di luce! Era davvero resistente. Kazuo! Kazuo! Sai, non ho sentito affatto nulla e non ho avuto paura. Grazie dal profondo del cuore, professore. Dobbiamo ringraziare il gruppo D se abbiamo portato a buon termine l'operazione. Grazie a tutti voi. ブラックガンマーの共同作戦が始まる。ブラックガンマーは巨大なボールとなって、アイゼンボーをめがけて飛ぶ。一方、ゼンとアイは特訓を始めて、ゴッテスト・ブラックガンマーに立ち向かう。次回、恐竜大戦争アイゼンボーグ、特訓魔球怪獣への挑戦。どうぞお楽しみに。